Dal Teatro Leonardo di Milano il nostro graditissimo bentornato a Corrado D'Elia. Ciao, ciao, ciao Corrado, ciao, ciao. Che è qui per presentarci il suo Don Chisciotte. Prima domanda, la tua mancia ideale è molto diversa da quella di Don Chisciotte, ma è davvero solo un'utopia o potrebbe esistere realmente? No, no, beh, allora noi siamo partiti proprio cercando una mancia e cercando in Italia quale fosse un luogo che potesse accoglierci, un luogo, diciamo, ampio, wild, un posto dove davvero perdersi, non soltanto nelle campagne così, ma anche che potesse farci perdere nei nostri pensieri. E in un primo tempo pensavamo alla Basilicata, e poi era un po' troppo lontana e l'abbiamo trovata invece in provincia di Reggio Emilia, a Rubiera, dove c'è questo paesino sopra Modena, e c'è questa corte ospitale, questo posto meraviglioso dove si fa teatro, ma intorno non c'è niente, ci sono solo campi, per capirci. E quindi ci siamo trasferiti lì per tantissimo tempo proprio a scrivere, solo io e il mio assistente, io e Luca, e alla fine forse ci siamo trasformati noi in Don Chisciotte e Sancho Panza, perché eravamo in due a cercare Don Chisciotte e Sancho Panza, alla fine c'eravamo solo noi, quindi... Appunto, figura eroica leggendaria quella di Sancho Panza e di Don Chisciotte, figura eroica leggendaria, non si fermavano nemmeno davanti ai mulini a vento. È un eroe anche il tuo di Don Chisciotte in questo caso? È un eroe, allora, è un eroe ma particolare, lo facciamo diventare eroe. In realtà lui è semplicemente qualcuno che vede una dimensione diversa da quella che vediamo noi, è una dimensione non reale, ma è una dimensione utopica. E questo ci serve a far capire quanto sia importante in questo nostro tempo questa dimensione del sogno. E noi cerchiamo di raccontare quindi la bellezza delle cose imperfette, la bellezza delle cose temporanee, incompiute, in un tempo che invece celebra tutto ciò che è preciso, tutto ciò che è perfetto. Ma se noi pensiamo alle cose che sono finite troppo presto, o alle grandi incompiute, per esempio, no? Schubert, Mozart, Marilyn Monroe che è morta troppo presto, la Sagrada Famiglia, il Ponte sullo Stretto, non c'è bisogno, certo, non c'è bisogno di essere perfetti per raccontare la bellezza, e soprattutto lo facciamo oggi in questo nostro tempo che è terribile, terribile, al culto di una bellezza che è brutta alla fine. Senti, tu sei un eclettico, passi da Goldoni a Shakespeare senza battere ciglio. Cosa ti ha colpito di Cervantes, che Shakespeare tra l'altro è contemporaneo? Sì, in parte proprio questo, cioè ho ritrovato alcuni temi che proprio mi permettono di entrare col mio teatro, che comunque è un teatro poetico. Non dimentichiamoci, è uno dei libri più letti al mondo, ecco, Don Chisciotte, e contiene all'interno non solo elementi, diciamo così, di grande avventura, ma totalmente picareschi anche, elementi anche di bassissimo livello. Questo ci ha permesso di creare qualcosa di diverso, uno spettacolo più indefinito rispetto al solito, però di grande slancio, spero, di grande emozione, che è uno dei temi che, come sai, mi stanno molto a cuore. Perché un omaggio a tutti i sognatori? Proprio perché si sogna poco oggi, ma il sogno è la ricchezza. Oggi non voglio fare Marzullo, però... non lo fai, no? Ecco, ti prego, però... No, su questo non c'è pericolo, stai però, tranquillo. Oggi sognare è la vera ricchezza. In un mondo che tende a non possedere più, ma a condividere, la vera ricchezza è proprio il sogno che può essere personale, ma è ancora più bello quando è un sogno condiviso, che si costruisce con altri, no? Compagni di vita oppure persone che incontriamo via via. Ecco, il grande sogno, il sogno da condividere. Corrado, come sempre in chiusura dell'intervista, non ho altro da fare che chiederti di invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo dicendo dove e quando. Beh, allora, e fino a quando. E questa è sempre la domanda che mi mette in più no, in crisi. No, figurati, no, io lo faccio volentieri. Mi sta succedendo. Allora, venite a emozionarvi, a respirare un'aria diversa di teatro, ascoltando il grande sogno, Don Chisciotte, diario intimo di un sognatore, potremmo sottolinearlo, sottotitolarlo così, al Teatro Leonardo fino al 2 dicembre, che è una domenica.
Quindi venite 8:30, se no la domenica alle 16. Grazie Corrado. No.